Ciao da Andrea, Ciao da Alex. benvenuti in questo nuovo video dove parliamo di uno degli argomenti su cui ci vengono fatte più domande dai nostri potenziali clienti e parliamo della stima di casa. Quindi la stima di un'agenzia è affidabile? Le stime gratuite sono valide o devo consultare un professionista come un geometra, un architetto? E perché una stima professionale costa e quella di un'agenzia magari immobiliare è gratis? In questo articolo appunto analizziamo le tipologie di stima che la gran parte dei proprietari oggi scelgono per vendere la propria casa, quindi la stima gratuita. Le agenzie immobiliari pubblicizzano a gran voce la possibilità per chi vende casa di ottenere una valutazione appunto gratuita, offrendolo come servizio di grande valore, ma questa stima purtroppo è per loro una trappola molte volte. Cioè, in realtà per te che devi vendere casa è una gran bella trappola, perché con questo, diciamo che il titolo intanto del video, che poteva essere tranquillamente un altro video, cioè la trappola della stima gratuita in cui molti proprietari mettono il piede senza accorgersene e soprattutto senza più uscirne, quindi rischiando ovviamente molto. Perché ormai questa stima gratuita è un trucchetto dei vecchi agenti immobiliari, quindi come noi li chiamiamo agenti immobiliari primitivi, che te la propongono per, come una esca, per ovviamente invogliarti. Diciamo che il gratis sicuramente ti incuriosisce, perché ovviamente potrai avere con un semplice servizio in maniera gratuita senza rischiare niente, quindi senza esporti, avere la verità in mano. Pensi in realtà così. Quindi cosa succede? Che ormai le stime gratuite te la propongono tutti, dall'agente immobiliare Esperto, esperto, quello. dal ragazzino che ha appena iniziato, che hai 20 anni, e quindi proprio come dicevo prima è proprio per attirarti. E questo sicuramente magari è capitato anche a te. Ma se già magari quella stima gratuita fatta dall'agente esperto, insomma, è un errore in cui potresti cadere, figuriamoci quella del giovane agente, appunto del ventenne, come diceva prima Alex, Appena che ha iniziato. appena iniziato e quindi non ha appena messo piede nel mercato. Come può un ragazzino parlare di stima gratuita o di stimare un immobile? Su cosa può basare la stima che ti porterà? Capiamo che un agente esperto possa affidarsi alla sua esperienza Certo. e alle sue compravendite, quante poi nessuno lo sa, e sparare una cifra, compiacendosi magari della sua competenza. Ma il ragazzino che parla di stima gratuita è davvero peggio. È peggio sia per l'esperienza che non ha, sia perché di solito il ragazzino lavora magari per qualche agenzia primitiva di quelle stucco e pittura, fa bella figura, diciamo così, dove l'immagine conta di più della sostanza. Quindi ti portano la loro stima in un cavallo di Troia, tutta bella, magari stampata su carta, rilegata, però di pochi fogli, poca roba, con un sacco di paroloni scritti, ma che in sostanza non vogliono dire nulla. Ma tu non sei una persona che non dà fiducia e quando ti capita davanti a una persona che sembra onesta, ti fidi, ma potrebbe essere, economicamente parlando, la fiducia più costosa che ti sia capitata. Quindi, perché possiamo permetterci di dirti che quelle stime scritte che ti portano non vogliono dire nulla? Perché dentro quelle stime, diciamo, l'utilizzo più pericoloso è proprio il parametro che viene utilizzato sia dall'agente immobiliare primitivo, quindi magari quello che ha più esperienza, sia dal ragazzino. Quindi torniamo un attimo all'agente esperto che abbiamo difeso un attimo, rispetto a quello che è il giovane ragazzino che è appena arrivato a casa tua, magari che è appena iniziato. Lo abbiamo difeso solo perché possiamo comprendere il delirio di onnipotenza che può colpire quella tipologia di agente primitivo. Da tanti anni che sei sul mercato, pensa di averne visto di tutti i colori e di conoscere ovviamente il prezzo come le sue tasche, ma non tiene conto della cosiddetta arena del mercato, di cui ti abbiamo già parlato nei vari articoli, nei vari video che abbiamo pubblicato. Se casa tua entra oggi nel mercato ed è l'unica casa singola che col giardino a disposizione, ha lo stesso valore di un momento di mercato in cui oltre alla tua ce ne sono altre 5. Ecco, l'agente primitivo, questo non lo sa perché non ha sotto controllo tutto il mercato immobiliare e potrebbe farti perdere da 5.000 euro per un mini appartamento a 30.000 euro per una casa singola. Mentre per quanto riguarda le altre stime, quelle belle scritte, l'errore che può far saltare la tua vendita sta nell'utilizzo dei parametri sbagliati di stima, quindi non solo nella fiducia di conoscere tutto a memoria o a mente perché si ha esperienza del mercato, ma proprio anche a livello matematico. E abbiamo fatto anche un articolo, anche un video su questo che trovi al link che condividiamo con te. L'esca che non capiamo come possa ancora funzionare la gratuità della stima, diciamo così, il fatto che sia
in regalo, che sia in omaggio, se pensi a qualsiasi prodotto commerciale o qualsiasi promozione, se ti viene proposto qualcosa di gratuito, pensi sempre che ci sia qualcosa sotto, no? D'altronde in vita tua chi ti ha mai regalato qualcosa, no? Questo è il nostro pensiero, quindi avere un po' la puzza sotto al naso non fa male quando arrivano proposte commerciali che sembrano regalarti soluzioni ai problemi della vita, perché sotto c'è sempre qualcosa, e lo stesso vale anche per le stime. Ma parliamoci chiaro, nessuno regala il proprio lavoro e la propria professionalità. Hai mai sentito un commercialista che ti regala la gestione dei conti? Hai mai sentito un avvocato che ti regala o ti difende gratis? Almeno noi non l'abbiamo mai sentito e non ce l'abbiamo. O soprattutto un architetto che fa le bozze di progetto in omaggio? Beh, se hai sentito cose del genere, chiamaci, perché siamo veramente interessati a ricevere gratis certi lavori. Ma se non l'hai sentito, perché allora affidarsi a una stima gratuita dell'agente immobiliare Primitivo? Esatto, come si può pensare di fidarsi di un lavoro fatto da un professionista letteralmente regalato al cliente, e su questo lavoro basare una cosa così importante come la vendita della tua casa? A meno che tu non sia consapevole del valore della tipologia di stima che avrai, quindi pensi sia normale che la cosa ti venga regalata. E hai ragione, una stima fatta a voce o scritta e basata su parametri sbagliati o usati male non ha nessun tipo di valore. Ma quindi a cosa ti può servire? Se richiedi una stima gratuita, qual è l'utilizzo che ne fai? Ti serve a fare un confronto con il prezzo che hai tu in testa o con altre stime che hai ricevuto? È un cane che si morde un po' la coda, quindi l'esca della stima gratuita a cui molti abboccano non è altro che il pretesto per quel professionista primitivo che te la propone per entrare in casa tua e per fare lui le regole. Lotterà con te non per portare a casa il massimo valore realizzabile oggi nel mercato, ma solo per abbassare il più possibile il prezzo e arrivare alla vendita. E dopo qua succedono un po' di dinamiche interessanti che magari ti sei già trovato o ti troverai, dove arriverà da te magari con il valore. Quindi il primo obiettivo è quello di andare, come detto Andrea, a ribasso. E cosa succederà? Quindi se tu ti opporrai a questo prezzo, non ti preoccupare, vedrai esattamente questa scena che ti racconto adesso, ti dirà: beh, perfetto, dai, proviamo lo stesso, magari il mercato ci darà ragione. Quindi stima 150, lui dice, tu dici 200 perché tu vuoi vendere a quello, dice va bene, non provi. Quindi capite, ma già la gravità della cosa, il fatto di averci provato con te a un prezzo più basso, 10, 15, 20, 30%, non ha importanza, e dopo, subito dopo, accetta il tuo prezzo. Cioè già là devi stare non attento, ma di più, devi proprio lasciare stare quel profitto là e scappare. E qualcosa, perché dopo, dietro questa strategia che ha usato, quindi di accettare il tuo prezzo, quindi ti hai invogliato, magari gli hai dato fiducia, va bene, proviamo, tanto se vende quel prezzo là, cosa succede se innesca un altro meccanismo che mese dopo mese inseriscono la strategia del ribasso? Il ribasso del prezzo in maniera tempificata, cioè ti chiamerà, ti dirà che il mercato non va, che non ci sono richieste, che non si riesce a vendere e che bisogna per forza abbassare. E cosa pensi che dirà l'agentino quando dovrà portare la tua casa sapendo che non è a prezzo di stima, che dovrà proporre la tua casa sapendo che non è a prezzo di stima? Non si preoccupi, signor potenziale acquirente, facciamo pure una bella proposta, 10, 15, 20 mila euro in meno. Questo è quello che succederà. E questo è il modo che hai in mente per vendere casa tua. Cioè, l'unico modo che è di conoscere davvero il massimo valore realizzabile non è questo, ma è affidarti a un professionista specializzato che realizza per te uno studio professionale di mercato. Magari ce l'hai già sentito dire in altri video, ma è uno studio appunto realizzato da uno specialista che tiene conto di tutto quello che è il mercato, che è stato il mercato precedentemente al tuo arrivo appunto, alla tua messa in vendita, e quello che oggi è in vendita, prima appunto di prendere e mettere nel mercato, dargli in pasto insomma il tuo immobile e farlo scontrare con tutto quello che c'è. Quindi se hai bisogno di conoscere il massimo valore realizzabile e non vuoi cadere in queste dinamiche di errori di stima del valore a cui puoi cadere oggi, perché queste sono le soluzioni che ti trovi davanti, e non puoi fidarti di chi ti dice che il suo calcolo è gratuito. Perché se a voce sai già che puoi fare meno di ascoltare, perché una stima a voce non ha fondamenta, non si basa su niente, uno può parlarti un prezzo a caso. Se è scritta, immagino il lavoro che deve fare un professionista per arrivare al risultato. Devi prendere le parametrie, controllarle, vedere se sono in scala, prendere le giuste misure, fare le somme e poi tirare il risultato. Beh, non penso proprio. Forse il suo lavoro non ha valore, o forse il suo tempo non ha valore, perché se non dovesse fare la tua stima non avrebbe comunque nulla da fare. E però in ogni caso non sarà affidabile, quindi non te lo consigliamo.
diciamo che se vuoi avere la verità e conoscere quello che è il vero prezzo di mercato, quindi il massimo valore di mercato, negli ultimi video dico sempre che hai due scelte. La prima scelta è quella che puoi andare a sbattere la testa su tutte le agenzie immobiliari, investire ore e ore del tuo tempo per vedere, conoscere uno a uno, quindi se sulla tua zona ci sono 10 agenzie, andare a tutte quante, perdere il tuo tempo, il tuo tempo prezioso che puoi dedicare ai tuoi figli, a tua moglie, e sbattere la testa e non capire se quei professionisti là sono dei specialisti, oppure con un semplice click hai la possibilità di avere la verità, avere un confronto con un professionista specializzato, gruppo garanzia immobiliare, dove ti può dare un percorso nei minimi dettagli per far sì che tu possa realizzare il massimo valore realizzabile del tuo immobile. E questo tramite appunto uno studio professionale di mercato, che è il mezzo più evoluto, insomma, che c'è a disposizione nel mercato per ottenere appunto per conoscere per te il massimo valore realizzabile. E speriamo di esserti stati di aiuto, di averti chiarito le idee su quello che è nel mercato, quello che riguarda la stima di una casa, e come diciamo sempre, ci vediamo presto nel mercato immobiliare.